Bene ragazzi, Xox, benvenuti in questo nuovo specialissimo video. Siamo insieme ad Andurfell. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. E oggi per realizzare questo video devo ringraziare The Redson Engineer, che mi ha fornito un bellissimo comando. Aspetta, adesso ve lo faccio vedere. Game mode 1. È questo il comando, game mode 1. Esatto. Questa bellissima macchina realizzata da lui, con il comando che vi lascerò in descrizione, così voi potete replicarla. Fatti voi questa roba che ho creato io, e poi questa renna che ho scaricato da internet, se la trovo ve la linko, che l'ho scaricato e poi con MCedit l'ho messo in questo mondo e ho creato questa bellissima mappa che vi lascerò sempre in descrizione, quanto sono gentile oggi, in modo che voi potete replicare una epica battaglia drago contro uomo, in cui un vostro amico potete essere Ender Dragon, mentre voi sempre il vostro amico potete essere l'omino della Michelin. Un altro nome, diciamo. Premiamo il tasto, ci dà gli oggetti. Adesso noi buttiamo questa roba qua per terra e ci abbiamo il Dragon Egg. Con il Dragon Egg, se premiamo, quale tasto era? F, diventeremo l'Ender Dragon, come potete vedere. Adesso dovremmo aspettare un minutino perché è un po' buggatina la, come vedete, la testa e le gambe. Là c'è Andurfell che ci aspetta appunto a sconfiggerci. Oddio, oggi metto tutto. Vediamo. E selezionando il primo, la prima hotbar scenderete piano piano, mentre selezionando la seconda, come ho fatto prima io per sbaglio, lancerete del fuoco. Ovviamente voi sarete immuni dal fuoco, avrete delle belle cose, diciamo, degli effetti, e poi tenendo premuto shift volerete piano piano, mentre se lo spammerete volerete in alto, come avete potuto vedere. Siamo pronti? Vai. Vole. Ma come voli strano? Hai visto? Oh cazzo. Che sono fiammate? Che vuoi che siano? All'attenzione a non colpire il... No! Mi ha preso! Aia! Ma tu hai anche la vita dell'Ender Dragon? No, sono la vita mia normale, però... Ecco, vedi, mo già c'è un cosciotto in meno. Quindi il colpo che mi hai fatto prima non mi ha assorbito nessun effetto alla fine, perché si è rigenerato. Adesso già c'è un coso in meno. Devi morire! Drago! Aia! Ecco, muori, bastardo! No! No, la mia acqua! L'hai persa? Grande. La posso spegnere a mano il fuoco. Sì, ma non puoi spegnere te. Non userai la mela d'oro, stronzo. Allora ragazzi, per il momento questa battaglia non è ancora, diciamo, equilibrata, perché è la prima volta che la testiamo, e quindi non so se è impossibile per il player o per il drago vincere, e non so manco se durerà 40 anni. Ma io non ti riesco a colpire con la spada, Ma non puoi spammare, lo sai il fatto? Noi siamo nel 1.9, quindi non puoi spammare la spada, devi... Cioè, una volta che clicchi devi aspettare un paio di secondi, tipo, per automaticare. Comunque sto ancora full vita, non so tu. No, aia! Mi hai tolto mezzo cuore. Ah, bene, ottimo. Mi sa che qua ce ne andiamo domani mattina direttamente. Ecco, io invece non... Adesso questo mezzo cuore di vita non lo posso più recuperare io. Ma che stai di vita tu? È piena. Ma come, io ho due cuori e mezzo in meno. Perché tu c'hai le bistecche, adesso non c'è la fame. La cosa brutta è che se adesso se toglie tutta la barra della fame, io inizio a perdere vita e arrivo a mezzo cuore, quindi perdo. Quindi posso pure perdere tempo finché non muoio. Esatto, visto? Beh, in teoria pure io posso stare tutto il tempo a svolazzare. Ti faccio così. Tutto però il tempo... io sono l'arco. No, abbiamo bruciato le scale, guardale. Alla mia sinistra. Poveri spettatori. No, io sapevo che prima o poi le brucevamo. Pure qua, oddio. Allora, mo la prossima battaglia facciamo la metà delle mele d'oro e niente carne, perché altrimenti... Oddio, pure qua. Oh cazzo, sono creati dei buchi qua. Come si sono creati? E guarda, vieni a vedere. Qua dove sto io. Ma com'è possibile? E forse c'era del legno che abbiamo bruciato malamente. Però non mi ricordo che c'era del legno.
Mi hai colpito al tradimento, bastardo. Cioè, la... dovremmo fare un po' di map fixing. Esatto, poi lo faremo. Oddio, in realtà potremmo semplicemente ricaricare la mappa, tanto c'è un backup, una copia di backup. Pure la porta si è un po' incendiata, vabbè, ogni battaglia c'è le due. Devi morire, madonna santa, c'ho 4 curi, tu sei ancora a full vita, bastardo. No, non è vero, ne avevo pochi curi io. Ora mi sto rifullando la vita. Mi sa che un paio di bistecche pure il drago le deve avere. Devi morire, il fuoco dell'inferno. Che cazzo sei? Sei andato giù. Sono caduto nel buco. Sì, il drago vince. È giusto. Yeah. Il drago ha vinto. Il drago è imbrogliato, ha rotto l'arena. Va bene. Ma non capisco perché. Ma si buca col fuoco. Cioè va a fuoco la sabbia. Ma infatti, boh. E anche la terra, c'è sotto sta la terra. Punto. Perché? Vabbè, mo ricaricheremo la mappa, dai. Ma no, non penso che sia una cosa di ricaricare la mappa o roba del genere. Che, cioè, i buchi si stanno formando così a caso. Finisci. Aia! Oddio, mi hai fatto volare. Non ti ho nemmeno colpito. Cioè, nel mio schermo stai lontano. Ah no, forse perché ho premuto shift e quello mi fa volare. Aia, no, 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 no. Aia, fanculo. Comunque c'è un easter egg adesso, mo che sono morto. Se te lo vedi, se lo riesci a trovare. Easter egg proprio letterale. Ci sta l'ovetto del drago qui. L'ovetto killer, esatto. Il cioccolato marcio. Eccolo. Lo faccio cadere giù. No. Addio uomo. Senti, io sono il. Ho il potere dell'oste, quindi sono in. No, anche tu sei in creato. Va bene, dai, ricarichiamo la mappa.